Il primo capitolo del diario della risurrezione si chiude con un successo. L'Ostia Volley Club vince in 3-7 contro il Labico. In generale siamo contenti perché in casa la partenza è sempre un po' un derby con chiunque, quindi abbiamo giocato una buona pallavolo un po' a tratti e qualcosa di buono effettivamente si è visto, poi un po' di momenti di rilassatezza, però bene. La sufficienza o l'accontentarsi del risultato è mediocrità e quindi per me quando uno sta giocando bene il rispetto dell'avversario è continuare fino alla fine senza momenti di appannamento. Se vuoi vincere, se vuoi fare la giocata della domenica, allora va bene, noi non vogliamo fare la giornata della domenica. Noi vinciamo e perdiamo in 13, abbiamo una rosa completa, abbiamo una squadra in grado di sostituirsi. E sul lungo termine questo ci darà una mano, io sono sicuro. Certo, stare in panchina per tanti giocatori, diciamo, di buon livello non sarà facile, però il nostro obiettivo è di 8 mesi. E oggi un po' l'avete dimostrato, perché nel momento della difficoltà vi siete unite. È andata bene, terzo set un po' meno, però no, mi è piaciuto proprio il fatto che insomma tutte insieme abbiamo provato a risalire, insomma, non singolarmente ma in gruppo, ecco. L'ultima cosa, una curiosità, il colpo, quello no look, è un tuo marchio di fabbrica? Diciamo di sì, ho trovato quello, va bene così e finché va si fa. La voglia di fare bene c'era e questa è la prima di un lungo campionato in cui ci sarà tanta crescita e tanta voglia di fare bene, questo sicuramente. E lo spirito è quello giusto. Beh dai, è stata una buona inizio di fiducia. Erano un po' tesi le ragazze, pure ieri hanno fatto un allenamento non bellissimo, però oggi erano un po' tese, devo dire, erano un po' emozionate, ma come tutti quanti, seguito tutte le indicazioni del tecnico, poi qualcuna si è emozionata, ma ci sta, il primo anno di Serie C per tutti, il primo anno insieme, perciò ci sta, insomma. Diciamo che è un bel gruppo questo è un gruppo, e quello che dico sempre io, non si vince con l'individualità, ma si vince con il gruppo, se il gruppo è coeso si possono superare qualche problema. Alla fine del terzo set sul 23-20 per loro hanno fatto gruppo e hanno vinto, devo dire, bravi ragazzi, veramente bravi ragazze. Prossimo impegno contro il Tor di Quinto, da Ostia per Canale 10, Valerio Nasetti.